popolo. L'arte è un po' per tutti, cioè è un'espressione umana, quindi rappresenta tutto e tutti. E inevitabilmente, perché la vita è questa, l'arte può andare avanti se ha anche qualcuno della finanza. Quindi nel corso dei secoli c'è stato o un re o un papa o anche una banca oggi magari che potrebbe finanziare l'arte. Ora, in quello che è la questione della modernità, dell'inaccessibilità dell'arte, in realtà l'arte stessa è entrata in una spirale, per lo spirito del tempo che vive, per cui sotto certi punti di vista, se non c'è un critico d'arte, è molto difficile riuscire a interpretarla. Cioè il linguaggio dell'arte è diventato totalmente, quasi totalmente concettuale. Non tutti gli artisti sono così, chiaramente, ma in molti casi ci sono dei concetti, quindi vedi le installazioni in una mostra di arte contemporanea e se non hai la didascalia o qualche cosa, un catalogo, qualcosa, non riesci ad arrivarci, non riesci ad approcciarli. Questo tipo di approccio diventa di natura autoreferenziale ed è, diciamo, l'atteggiamento che l'arte sta assumendo negli ultimi tempi, il che crea una serie di squilibri, perché l'arte senza qualcuno che te la spiega, come dicevo prima, non va avanti. Inoltre l'arte tende negli ultimi tempi a diventare un qualcosa che è diventato, è stata catturata completamente dall'economia, dal commercio. In realtà l'artista inevitabilmente deve vendere, tanto quanto si deve vendere un libro. Però il sistema arte oggi, specialmente quando si arriva a un certo livello, ti ingabbia, tanto quanto in letteratura succede, attenzione. Perché se tu diventi un autore affermato, a un certo punto non scriverai qualcosa di valido, scriverai quello che il tuo editore ti sta inducendo, perché... Ma quella non diventa più arte. È qualcosa che poi tende a perdere nel tempo, quindi chiaramente sta in com'è l'artista. L'artista può anche vivere semplicemente di successo, ma vivere affinché quello che lui fa diventa una forma di industria. Quindi l'arte purtroppo dalla rivoluzione degli impressionisti ha conosciuto il peccato, ma il peccato più grande, che è quello dell'introduzione del capitalismo. Il grande capitale si è impossessato dell'arte, perché sono entrati i galleristi che sono stati inventati in quell'epoca. Quindi si sono sostituiti i mecenati di un tempo, che almeno avevano un gusto dell'arte, a personaggi, a galleristi, che il cui unico interesse è vendere quadri, punto e basta. Poi anche se la qualità non c'è, è tutt'altra cosa. Quindi in realtà, per linee molto più ampie, il senso del romanzo è: lo spirito del tempo è cambiato, io non voglio essere quello che critica tout court l'arte contemporanea, non è il mio compito. Io vorrei che venisse compreso che il romanzo cerca di esprimere lo spirito del tempo. Lo spirito del tempo è cambiato, è diventato tutt'altro, e quindi è una riflessione sull'uomo, su come l'uomo è oggi, e l'arte esprime l'uomo dell'oggi.